Le Durruti, ritorno a Goscio Via, qui in Piazza delle Coppelle, caro Bobo. Come stai, caro Fuso? E sto, purtroppo. Tanta acqua è passata sotto i ponti. E però faccio i conti con la mia irrilevanza. Tanta acqua è passata sotto i ponti, anche se devo dire che questa mattina c'è una notizia che ha risvegliato l'attenzione di tutti coloro che hanno a cuore l'eleganza. Ovvero? Cioè, questo taglio delle tasse alle yacht, secondo me, è, credo, ciò che noi tante volte anche in sezione avevamo auspicato e finalmente è arrivato. Il barone Evola. Naturalmente non possiamo che essere d'accordo su questo. Noi siamo assolutamente per l'edonismo, per tutto ciò che è ricco e raffinato. Quindi raffinato soprattutto. Dell'olio direbbero a Palermo, che è una cosa di abbigliamento, ma non tutti lo sanno. Quindi c'è questo provvedimento che ci fa... Scusa, non posso parlare perché sono venuti e io devo andare. Ben sperare. Vengono per me, sono venuti per me. Addirittura. Sì. Ti è rimasto questa cosa, dice, questo riflesso condizionato. Lo so, ma qui... Dal tempo di... Il pensiero è libero. Il pensiero è libero. Ormai non si può più parlare. Noi parliamo solo attraverso Samizdat. Sai cosa sono i Samizdat? Noi chi, scusa? Beh, noi io che siamo di Gosh Kaviar, che siamo... A Gosh Kaviar. Che vogliamo affrontare con il peso della cultura e del pensiero il fascio islamismo. Non ci riusciremo. Bravo. Samizdat su carta rigorosamente tirata a mano. Fabriano. Vergata. Ecco. Va bene. Ti sai che cosa accadeva qui tanti anni fa? L'Hemingway Caffè. L'Hemingway. Un sacco di cose. Cito una canzone a memoria di Sergio Caputo. Sì. Non ti ho vista più all'Hemingway Caffè Latino. È vero, me la ricordo. Se la ricorda pure lui. Ma certo, Sergio purtroppo tutti ce la ricordiamo. Stanno venendo a prenderti. No, di nuovo. Fuggi. Sono di più. Scappa. Andiamo. Scappa pure tu. Andiamo, arriva che è stato. Gosh Kaviar, Tele Durruti.